Bene, buongiorno a tutti, grazie anche per questa presenza, per questa attenzione, per la simpatia con cui ci siamo trovati insieme oggi. E appunto il progetto di cui vogliamo parlare, che vogliamo presentare, è stato peraltro anche presentato e approvato dal CIO, quindi ha avuto anche questo riconoscimento, e nasce da un'idea, cioè dall'idea di tradurre in un percorso educativo l'esperienza delle Olimpiadi di Milano Cortina. Per questo siamo partiti con largo anticipo, proprio perché non vogliamo soltanto vivere un evento sportivo, un evento di grande importanza, di grande rilievo, ma vogliamo appunto coinvolgere tutti i ragazzi della nostra diocesi a vivere un'esperienza di fraternità, di solidarietà, anche di educazione dentro l'esperienza bellissima dello sport, quindi prendendo le mosse proprio da quello che sarà l'evento di Milano e Cortina. E quindi cosa abbiamo immaginato? Abbiamo immaginato un percorso che si svolgerà a partire da oggi ufficialmente, pubblicamente, per i prossimi 3 anni. Ciascuno di questi anni di percorso metterà a tema, cercherà di approfondire quelli che sono i valori educativi della Carta Olimpica, no? Per cui il primo anno affronteremo e cercheremo di dare appunto approfondimento al tema dell'eccellenza, poi sarà volta del tema della solidarietà e infine il rispetto. Ecco, i 3 valori olimpici di riferimento che diventano un po' la guida del nostro percorso. E questo percorso a chi è rivolto? È rivolto a tutti i ragazzi. Quando diciamo tutti i ragazzi, proprio desideriamo che tutti siano coinvolti, si sentano partecipi. Chiaramente siamo andati ad individuare, potremmo dire, quei bacini di contenimento, no, dove si svolge normalmente la vita dei ragazzi, e quindi abbiamo pensato agli oratori, alle società sportive che nella nostra realtà diocesana sono diffusissime in modo capillare, come sappiamo molto bene. Sono tantissime e sono quelle che iniziano all'esperienza sportiva tanti ragazzi che non sanno ancora se sono capaci, non sono ancora campioni come i nostri amici che sono qui oggi, ma lo scopriranno, ma intanto cominciano a praticare un po' di sport. E poi appunto anche le scuole. E quindi proprio l'idea di raggiungere il numero più ampio possibile perché tutti possano vivere questa esperienza. Abbiamo pensato poi di corredare, no, con qualcosa di simpatico, qualcosa di attrattivo, no, di entusiasmante, no? E quindi non abbiamo la possibilità di avere qui tra noi oggi e per i prossimi 3 anni la fiamma olimpica, e quindi ci siamo creati una nostra fiamma olimpica. Ecco, quindi la vediamo qui davanti ai nostri occhi, ci accompagnerà e visiterà appunto tutte le realtà che accetteranno, accoglieranno questo invito. Allora, saranno contenti anche i due dei nostri 3 testimonial che devono purtroppo scappare per andare a allenarsi, giusto, in vista delle gare. Appunto, no, li ringraziamo, sono molto giovani, ma anche già conosciuti. Uno è Simone Barlam, quindi Simone vieni pure, che è medaglia d'oro di nuoto alle ultime Olimpiadi, poi ha vinto svariate altre medaglie e alle ultime Paralimpiadi, quelle di Tokyo, e appunto insieme a tanti altri sportivi ha accettato di, come dire, di fare proprio un po' questo progetto e di diventarne un po' uno dei volti, diventarne testimone. Quindi se ci dici un po' così il tuo messaggio, ecco, rispetto a questi temi. Ah, intanto mi scuso anche per la veste un po' informale, perché è appunto outfit da allenamento, non è molto elegante o adatto all'occasione, però purtroppo dopo bisogna faticare. E no, sono molto fiero di far parte, orgoglioso di far parte di questo progetto che ha un'importanza incredibile, secondo me, perché partendo dai giovani, dai piccoli, dai ragazzi, in tutti gli oratori, nelle società sportive, si può portare un cambiamento, un insegnamento anche per crescere gli sportivi del futuro con un'etica
Perfetta, nel rispetto del prossimo, nell'amore reciproco, anche nonostante le diversità che ci sono tra l'uno e l'altro, e secondo me questa torcia che accompagnerà per questi anni a venire prima di Milano Cortina può avere un significato molto, molto significativo, ed è importante parlarne, e spero di essere un buon volto per questo progetto in quanto testimonial, e che possa andare bene poi ai nostri colleghi invernali tra qualche anno, e che i ragazzi di tutti gli oratori coinvolti magari saranno gli spettatori oppure anche degli atleti, chissà, a Milano Cortina. Grazie Simone. E poi ecco, Simone è già appunto molto giovane e avrà davanti anche ancora tanti successi, ma ha già raggiunto, come dire, un traguardo importante, la medaglia d'oro in Olimpiadi. Chi si prepara, diciamo, invece guarda al futuro e darà tutto per arrivarci a questo risultato è Riccardo Cardani, che sarà proprio presidente alle Olimpiadi invernali. Simone è appunto nuotatore, quindi non sarà a Milano Cortina, a meno che ti specializzi improvvisamente in qualche disciplina invernale. Invece Riccardo Cardani è uno snowboarder, giusto? Sì, esatto, così. Esatto. E già ha ottenuto comunque un importante piazzamento nella Coppa del Mondo e sarà appunto partecipe, esatto. Almeno l'obiettivo è proprio quello, quindi sono in primis il primo a credere in questo progetto. Sono molto contento che si faccia conoscere lo sport paralimpico ai ragazzi più giovani. Lo snowboard cross soprattutto perché è uno sport di nicchia che pochi conoscono, quindi far conoscere alle persone questi sport, che ce ne sono tantissime, una diversità di sport, è molto importante. Far capire ai ragazzini che possono fare qualsiasi cosa loro vogliano. Noi siamo l'esempio, no, palese di io e Simone, che nonostante le difficoltà possiamo arrivare dove vogliamo. Quindi credere in un sogno e far mettere nel loro piccolo cervellino quel sogno, no? Quella stella che dice guarda, cavolo, le Olimpiadi, vorrei arrivarci tanto, è molto importante, come per me, lo è per me, lo è per lui, è qualcosa di veramente incredibile, credere in qualcosa di grande e di così forte. Ecco. Quindi vi ringrazio per avermi chiamato come testimonial e spero di arrivare a Cortina vincitore e ritornare con un paio di medaglie al collo. Ecco, grazie. Grazie. Ecco, e come già è stato detto, appunto il progetto che presentiamo coinvolge direttamente anche le scuole, non solo gli oratori. E quindi per questo chiederei a Don Fabio Landi, che è responsabile della pastorale del servizio diocesano della pastorale scolastica, di dirci e spiegarci in che modo le scuole paritarie, non credo, o tutte, saranno coinvolte nel progetto. Sì, buongiorno. Naturalmente il valore dello sport, anche dal punto di vista educativo, innanzitutto dal punto di vista educativo, non può non coinvolgere le scuole. Sarà che gli studenti e i genitori sono abituati a dire che le scienze motorie stanno al pari con la religione, all'ultimo posto dell'importanza delle materie. Non è vero, noi crediamo che non sia vero, e al contrario, appunto, quindi abbiamo pensato che fosse una grande occasione di investimento, per far passare anche attraverso lo sport, attraverso i valori olimpici, quelli che sono da una parte tutte quelle dimensioni legate alla cittadinanza e dall'altra quelle che sono legate, giustamente mi ha ricordato adesso, anche agli obiettivi personali, alla crescita individuale della persona, alla costruzione della propria identità, dei propri valori. Cioè, è un punto nodale questo, che in particolare credo nelle nostre scuole cattoliche di ispirazione cristiana può diventare veramente qualche cosa che trascina con sé il progetto educativo per i prossimi anni. Allora, abbiamo pensato per questo a una serie di iniziative diverse, alcune rivolte in modo più particolare ai docenti e altre invece rivolte direttamente ai bambini e ai ragazzi. Per quello che riguarda i docenti, innanzitutto una piattaforma che mette a disposizione materiale, tanto materiale per costruire le lezioni, per
vedere, non so, video testimonianze, per raccogliere informazioni storiche, non, e quindi confezionare le lezioni. Però dall'altra parte, appunto, l'altra iniziativa invece riguarda direttamente le classi. Abbiamo proposto un contest che si ripeterà ogni anno seguendo uno dei tre valori olimpici, e permetterà appunto agli studenti sulle diverse fasce d'età di presentare un video di breve video, ecco, al massimo 4 minuti, entrando appunto in competizione con quelli delle altre scuole, ma soprattutto appunto lavorando precedentemente per focalizzare quali sono oggi i modi per vivere questi valori anche a scuola, anche nella vita quotidiana, anche di chi purtroppo non gareggia nelle Olimpiadi. A questo abbiamo aggiunto la possibilità di una visita al Museo Olimpico di Losanna, un museo che è particolarmente indicato anche proprio per i bambini, per i ragazzi, perché è un museo di nuova concezione, immersivo, molto interattivo, molto interessante. Ci sembra che tutto sommato sia facilmente raggiungibile, alla portata. Anche per questo abbiamo immaginato di fare un evento riservato agli insegnanti, che poi accompagneranno le classi, almeno quelli che vogliono, per introdurli, per farli conoscere questi spazi e anche, insomma, per rendersi conto poi in prima persona di che cosa possa voler dire accompagnare lì delle classi. Infine, l'ultima cosa riguarda proprio la nostra fiamma olimpica, la possibilità non soltanto di farla fermare negli oratori o nei centri sportivi, ma anche su richiesta nelle scuole, accompagnando il passaggio della fiamma con eventi, con incontri, con la possibilità di assistere a spettacoli teatrali che sono strettamente connessi col tema olimpico, vedere dei film o ascoltare delle conferenze su questi temi. Insomma, poi trovate tutto il materiale in cartella. Grazie. Grazie. Ecco, la fiaccola appunto non viene accesa oggi, primo per non far scattare l'allarme antincendio, secondo perché la lasciamo come momento, l'accensione come momento solenne, diciamo, durante l'incontro che l'Arcivescovo farà col mondo degli sportivi, come tutti gli anni, il 17 ottobre, in questo caso a Cornaredo, con l'incontro col mondo dello sport. Lì ci sarà appunto, insieme ad altri eventi, l'accensione ufficiale della fiaccola. Comunque nella cartella stampa c'è una scheda che spiega un po' il concept, come si dice oggi, che è stato seguito per la costruzione di questa fiaccola, i significati della fiaccola. Si diceva appunto che il progetto coinvolge anche i centri sportivi numerosissimi sul nostro territorio, le società sportive legate al CSI, e quindi Massimo Acchini, presidente del CSI Milano, che è stato anche presidente nazionale, ci può illustrare il senso di questa partnership. Buongiorno a tutti. Una campagna di un po' di anni fa del CSI diceva: se fai sport hai già vinto. Allora mi sembra che questa iniziativa della diocesi, davvero molto molto bella, contenga anche un po' una sfida, no? Quella di dire: e se Milano Cortina vincesse qualche medaglia d'oro prima della cerimonia di apertura? E come si fa? Mi sembra abbastanza chiaro, e lo dico perché le società sportive saranno lì, come dire, in prima linea, protagoniste di questa avventura, no? Di solito c'è un po' il rischio, arriva l'Olimpiade, qualcosa di meraviglioso, però rischia magari di essere un po' un'astronave che arriva su un territorio, no? Si parla giustamente molto di impiantistica, di infrastrutture, tutte cose importantissime. Ecco, qui mi sembra che lo sguardo sia quello di prendere tutto questo in contropiede e di mettere l'educazione dei ragazzi, il gusto di vivere i valori olimpici, davvero al primo posto, no? Di solito c'è sempre dentro la grande avventura delle Olimpiadi, però magari qualche volta un po', diciamo così, marginale, no? In seconda fila. Ecco, qui l'idea di partire adesso a vivere da protagonisti le Olimpiadi, e provate a immaginare l'entusiasmo dei ragazzi, delle scuole, ma anche delle società sportive, degli oratori, nel vedere arrivare la fiaccola, nel
trovarsi coinvolti, anche le società sportive le trovate poi in cartella, vivranno tante esperienze per i ragazzi, per gli allenatori, per i dirigenti, insomma in questo grande entusiasmo che da qui all'inizio delle Olimpiadi, veniva ricordato prima, c'è ancora un pezzo di strada, permetterà davvero di vincere, insomma di giocare a pieni polmoni quella partita grandissima di educare i ragazzi attraverso lo sport. Lo dico e concludo perché questa è la diocesi più grande del mondo, con il numero di oratori, no? più grande del mondo, e anche la diocesi con il numero di società sportive a forte indirizzo educativo sostanzialmente, no? Più grande del mondo. Quindi è proprio bello, io immagino l'entusiasmo quando arriverà nelle varie zone pastorali la fiaccola, e mi sembra che il messaggio sia per i ragazzi, però mi permetto di dire anche per tutto il mondo dello sport, no? Che esca un messaggio questa mattina molto bello, molto forte, che è quello di dire anche in un'avventura meravigliosa come quella olimpica, l'educazione dei ragazzi, quella possibilità di insegnargli i veri valori della vita, resta forse la priorità delle priorità. Ecco, quindi le società sportive, non solo quelle del CSI, ma quelle di tutto il territorio, penso alla Consulta diocesana dello sport, a tutte le bellissime realtà che la compongono, saranno in prima linea con grandissimo entusiasmo. Aggiungo che tra i vari soggetti coinvolti c'è anche la Consulta diocesana per la disabilità, qui abbiamo presente Don Mauro Santoro che ne è responsabile, e il tema della disabilità legata allo sport, alla formazione, agli oratori è un tema appunto che intreccia questo progetto fortemente, quindi nel caso ci fosse anche un interesse dei colleghi, abbiamo qui anche Don Mauro Santoro per qualche chiarimento o domanda. E abbiamo anche un terzo sportivo, un terzo campione presente qui tra noi, diciamo più vicino alla mia generazione, quindi per me è anche praticamente emozionante presentarlo, che è Pierluigi Marzorati, che è insomma un'icona del basket italiano, ha partecipato anche lui alle Olimpiadi a Mosca vincendo un argento, ha vinto tantissime altre cose, dico solo, spero che Wikipedia dica giusto, che è tuttora il cestista che ha il maggior numero di presenze in nazionale, ne risulta? Sì, no. Okay. Orgogliosamente detentore. 277 presenze. Sì, anche perché è imbattibile. Il motivo qual è? Che negli anni 70 il campionato era fatto a 12 squadre con girone italiano, andata e ritorno, quindi era 11-11-22 partite, non c'erano i playoff, per cui si giocava solo domenica, 22 partite sono 5 mesi. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, poi da aprile fino a ottobre c'era la nazionale, ovviamente c'era anche l'università, però questo andava in parallelo, dove giocavamo addirittura 30-35 partite all'anno. Quindi oggi, col fatto che il campionato dura da ormai da agosto fino a giugno, la nazionale rimane poco tempo, giocano 10 partite mediamente all'anno e poi arrivano stravolti perché insomma chi fa addirittura l'Eurolega fa due campionati, arrivano, sono rotti fisicamente, sono rotti di testa. Quindi è abbastanza. Sono orgogliosamente felice di questo traguardo, anche se vuol dire non l'ho fatto da solo, perché il basket è uno sport di squadra e io ho cominciato a interpretare il basket proprio all'oratorio San Michele di Cantù, dove ho trovato il primo campo di basket, e lì è partito un certo tipo di discorso, no? Che avevamo tanti bei gruppi, ma soprattutto ci hanno insegnato fin da subito che il gruppo può avere un valore se diventa una squadra. Squadra vuol dire rispetto del compagno, rispetto dell'allenatore, dei dirigenti, rispetto degli avversari. E quindi, oltretutto, ecco, adesso parlano tutti inglese, noi playground, ma il primo playground che è stato effettuato da Don Bosco, perché faceva giocare i ragazzi nell'oratorio in un modo libero. E questo lo posso testimoniare, quello che manca secondo me oggi, che i ragazzi vengono messi come poli da batteria e devono fare determinate cose, mentre noi in oratorio andavamo giù, facevamo addirittura anche delle pomeriggi intiere dalle 2 fino alle 7, l'unica sospensione era andare a bere l'acqua perché faceva un caldo micidiale d'estate, però lì uno aveva la possibilità di esprimere quello che è il proprio talento. Non si parla tanto di talenti, però se i talenti sono ingabbiati è difficile
che possono esplodere. Certo, hanno bisogno di assistenza, hanno bisogno di determinazione, e poi in un certo punto di vista si può dire sacrificio tra virgolette, perché non è un sacrificio fare sport. Della serie che ogni ragazzo lo sport lo sceglie, non è come a scuola che uno ci deve andare. Quindi ci deve essere sempre questo desiderio, questa voglia, piacere di fare lo sport che ho scelto. Quindi è chiaro che dover fare lo sport o voler fare lo sport c'è una bella differenza. Se io ho un obbligo e comincio a sentirlo anche come un peso, ma se io ho come piacere, in effetti ho fatto anche degli anni che giocavo, non interrompevo l'attività perché durava 12 mesi proprio perché avevo piacere. Poi è chiaro, andando avanti con gli anni, il piacere è minore, però contemporaneamente mi è subentrato questo desiderio di vivere a contatto con i miei compagni, con i miei avversari, tanto che adesso i miei avversari che avevo quando facevo basket agonistico, oggi sono degli amici con i quali siamo in contatto, ci troviamo, stasera facciamo anche una bella cerimonia a ricordo di due personaggi importanti del basket, sono stati Riccardo Sales, milanese, è stato assistente nostro sia alle Olimpiadi di Mosca, abbiamo vinto l'argento, che all'Europeo di Nantes, e poi Marco Solfini, che era il nostro compagno proprio all'Europeo di all'Olimpiadi di Mosca. Oggi ci troviamo, ci sono cinque ragazzi che sono stati allenati da Sales, cinque ragazzi che sono stati allenati da Sales in Brescia e altri cinque della nazionale che hanno giocato con Marco Solfrini e sono stati allenati come assistente allenatore da Riccardo Sales. E questo qui credo che sia il vero messaggio dello sport, cioè quello del rapporto tra le persone, e che si prosegue anche oltre a quello che è stata l'attività agonistica. Noi oggi spesso ci troviamo anche, non so, una cena, qualche manifestazione, perché credo che sia il vero valore dello sport. Sottolineo i tre slogan che avete che ha annunciato Don Guidi: eccellenza, rispetto e solidarietà. Credo che in queste tre parole ci sia molto da fare. Complimenti, perché è una bella iniziativa questa, abbiamo 4 anni per fare parecchie cose, ovviamente poi tramite la FOM siamo disponibili per cercare di fare qualche cosa per coinvolgere sempre di più ragazzi. Complimenti. Grazie. Ancora. Grazie. Ecco, ho detto che abbiamo tre eccellenze sportive in sala, in realtà ne abbiamo 4, perché qui con noi c'è anche Claudia Giordani, che è qui anche con un altro ruolo, che è quello di vice, soprattutto con un altro ruolo, vicepresidente del CONI, ma appunto ricordo che è stata, come tutti sappiamo, una sciatrice che ha raggiunto anche risultati notevolissimi, tra cui la medaglia d'argento alle Olimpiadi, ancora una volta quelle di Innsbruck del 76. Però appunto abbiamo chiesto, è stata invitata dalla FOM, dalla diocesi, per questo suo ruolo con il CONI, che appunto ovviamente immagino già appoggi questo progetto e lo farà ancora nei prossimi anni, ancora di più, e così quindi le chiediamo un po' di dirci il senso di questa collaborazione, o comunque come il CONI vede questa iniziativa. Qui. Buongiorno e davvero grazie per il coinvolgimento, soprattutto grazie per questo impegno e per questa vicinanza al mondo dello sport, questa condivisione di questa grande avventura che stiamo già vivendo, soprattutto qui a Milano, città olimpica e paralimpica, che è sicuramente già pronta, insomma, per poter attivarsi in vista di questo importante traguardo. Grazie per aver programmato questo progetto sulla parola insieme
tra i ragazzi che vanno a scuola, insieme tra i ragazzi che passano le loro giornate negli oratori, insieme tutti per contribuire a migliorare appunto la cultura sportiva e a far sì che l'educazione, come è stato detto, sia al primo posto. Insieme è uno dei fa parte dello slogan dei Giochi Olimpici ed è la parola che è stata aggiunta proprio nel 2021 in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo. E quindi è qualcosa che sicuramente dovremo sempre tenere presente in questo progetto, ma in tutte le attività sportive che verranno fatte, che si stanno facendo. Il fatto che poi si è scelta questo simbolo dei valori olimpici, che è la fiamma, è sicuramente molto vincente. La fiaccola olimpica, il fuoco di Olimpia è una delle emozioni che racchiude, no, proprio l'importanza dei giochi, non solo dal punto di vista sportivo, è un simbolo mondiale, è qualcosa che accende davvero la passione, può accendere davvero la passione. E quindi complimenti per questo programma sicuramente ambizioso, il CONI, il mondo sportivo, che sono onorata di poter rappresentare, è sicuramente rinnova insomma la sua collaborazione, la sua disponibilità a collaborare, quindi insieme potremo senz'altro lavorare insomma, per i giovani sicuramente e per lo sport di tutta l'Italia, non solo di Milano. A Milano abbiamo una situazione eccellente, siamo molto fortunati e quindi proprio da Milano è giusto che questa esperienza che viene offerta possa partire e possa essere poi condivisa da tanti altri. Grazie davvero per tutto. Grazie, grazie. Ecco, prima di lasciare la parola all'Arcivescovo, direi se Don Stefano, magari avendo sentito questi interventi, vuole commentare o aggiungere qualcosa, precisare meglio, se è stato particolarmente sintetico prima, quindi ti meriti, hai diritto ancora a un minuto. Ecco, grazie di questo regalo di un minuto. No, dico semplicemente gratitudine, emozione per tutte le espressioni, le parole che sono state dette, che dicono da una parte la voglia di rimanere in dialogo. Ecco, la diocesi in questi anni sta davvero parlando tanto col mondo dello sport e sta recuperando un dialogo che non sia soltanto in occasione di qualche evento, ma sia un dialogo educativo, no? Quindi il trovare dei punti di contatto, recuperare, scoprire quelle affinità che permettono di mettere in comunicazione la proposta del Vangelo anche con l'esperienza sportiva. Queste affinità ci sono e quindi questa diventa una base di dialogo molto importante. Poi, come diceva Marzorati prima, anche noi nel nostro piccolo un gioco di squadra lo stiamo facendo e quindi parliamo di oratori, ma parliamo anche di scuola, ma insieme parliamo anche di disabilità, no? Con questa attenzione, che ci sia davvero spazio per tutti. E in questo senso ringrazio tantissimo Massimo Achini per la presenza sempre molto importante del mondo sportivo, no? Che afferisce anche alla dimensione ecclesiale, in modo particolare Suora Elisabetta, che rappresenta il centro Asteria, che è sempre molto presente e molto di supporto per tutte le attività della diocesi. Ecco, quindi davvero, se devo dire una parola in più, è per dire questa intenzione di rimanere in dialogo e di costruire insieme qualcosa di importante per i nostri ragazzi, incominciando già noi a vivere questo gioco di squadra di cui si parlava prima.
Ecco, grazie. Allora chiediamo appunto a Monsignor Delpini, al nostro arcivescovo, di così aggiungere una sua riflessione anche sul senso di questa iniziativa come diocesi, il collegamento tra, diciamo, realtà sportiva, esperienza sportiva e vita di una chiesa e annuncio del Vangelo e trasmissione, ecco, di valori evangelici. Grazie, prima di tutto ringrazio tutti voi che rappresentate espressioni pastorali della Diocesi di Milano, quindi la consulta per le persone con disabilità, la scuola, la FOM, gli oratori, centri culturali, strumenti di comunicazione. Ecco, l'evento, come è ovvio, si costruisce sempre insieme e questa proposta di un percorso verso Milano Cortina 2026 ci coinvolge. Sono contento, ecco, che noi partiamo con un anticipo che non è solo di provvedere alle strutture, alle infrastrutture, ma quello di predisporre le comunità e le persone a vivere come un momento di vita comune, di vita civile, di festa, anche le Olimpiadi che verranno. Quindi la prima parola che voglio dire è grazie. La seconda parola che voglio dire è questa, diciamo, priorità dell'intenzione, che è quella educativa, come abbiamo detto. Ora, avere come priorità l'educazione piuttosto che il risultato sportivo è un tema che deve molto impegnarci, perché la priorità educativa vuol dire anche interpretare il valore della Carta Olimpica come valori educativi, no? Per dire, quindi vuol dire, qualche volta queste parole che si usano sono parole generiche e valgono per tutti e valgono per sempre, sono anche slogan politicamente corretti, cioè che non disturbano nessuno. Invece l'educazione è un impegno, per dire, eccellenza nel mondo diciamo olimpico vuol dire chi vince, chi arriva primo, chi emerge. Eccellente vuol dire così, nella, diciamo, considerazione comune dello sport. E cosa vuol dire invece per un ragazzo, per una educazione cristiana, per una apertura a tutti i percorsi dei ragazzi, eccellenza? L'eccellenza non è la competizione per arrivare prima e per lasciare indietro gli altri, ma è quella responsabilità di mettere a frutto i propri talenti il meglio possibile. E quindi è chiaro che conta non è soltanto di aver vinto, di aver fatto un tempo particolarmente strepitoso, ma è quello di dire: io che sono io, quindi una persona irrepetibile, però sono eccellente non perché ho guadagnato il podio, ma perché ho messo a frutto fino in fondo le mie capacità. Ecco, questo, quindi tutte queste parole vanno convertite a una proposta educativa. E quindi anche solidarietà è una parola molto bella, molto abusata anche, e spesso può voler dire condivisione di interessi, mettiamoci insieme perché così siamo più forti contro quelli che sono i nostri concorrenti. Invece nella comunità cristiana, nell'educazione, la solidarietà non è finalizzata ad avere un maggior impatto sul mercato, o nella gara sportiva, o nell'impegno politico, eccetera, eccetera. La solidarietà vuol dire quella disponibilità al servizio gli uni degli altri. E così come il rispetto, no? Queste tre parole bellissime, però evidentemente molto generiche, il rispetto nella logica corrente, nel linguaggio comune, significa la buona educazione, significa il non danneggiare gli altri, l'essere
invece nella forma dell'educazione il rispetto vuol dire quella avere delle buone ragioni per aver stima degli altri, per riconoscere il valore che gli altri hanno, non solo per dire non voglio farti del male o non voglio disturbarti troppo. Ecco, quindi questo è per dire che l'impegno che ci assumiamo non è di adeguarci al modello olimpico come se fosse l'ideale da raggiungere, ma di approfittare del modello olimpico per vederne la possibile incidenza educativa. E perciò ringrazio tutti coloro che ci aiuteranno e poi le istituzioni diocesane che porteranno avanti questo progetto. Però vorrei dire anche che tutto questo constatare la presenza delle società sportive, delle attività sportive in oratorio, delle altre attenzioni che la società civile ha per lo sport, deve essere anche una un'occasione per affrontare dei problemi, perché anche lo sport è soggetto a tentazioni. E anche l'ambito sportivo deve essere condotto alla sua purificazione e alla sua eccellenza, quindi perché alcune cose ne vorrei mettere in evidenza. Per esempio, noi registriamo una emergenza educativa, ciò vuol dire che sono sì tanti quelli che vanno a scuola, quelli che fanno sport, quelli che partecipano alle iniziative. Però l'emergenza educativa vuol dire che c'è una percentuale significativa di ragazzi, di adolescenti che non fanno niente, che non riescono ad essere interessati all'attività sportiva, ad essere una squadra, a coltivare un ideale, a mettere a frutto i loro talenti. E quindi questa è un'altra sfida che noi vogliamo raggiungere tutti, come si diceva, tutti, o anche quelli che forse non vorrebbero essere raggiunti, ma che isolandosi si fanno del male. Ecco, questo è un tema su cui lo sport forse ha delle capacità di attrattiva che altre proposte invece non hanno. Però bisogna che noi ce lo poniamo il problema non solo di quelli che ci sono, ma di quelli che non ci sono e che potrebbero esserci. E poi c'è naturalmente il tema dello sport, che deve valorizzare l'aspetto paraolimpico come una forma di apprezzamento delle capacità di ciascuno. E quindi questa parola inclusivo è una parola che ha un aspetto molto affascinante, cioè vuol dire che non esclude, ma anche un aspetto un po' generico, perché inclusivo vuol dire se vieni ti accogliamo, e invece la logica della visione cristiana delle cose non è se tu vieni ti prendiamo, ma noi riconosciamo il valore che tu porti. Ecco, quindi è la valorizzazione del contributo che ciascuno può dare piuttosto che l'evidenza del limite che uno può esprimere. Quindi anche la disabilità non può essere intesa semplicemente come una forma di condiscendenza, che l'aspetto paralimpico ha questo di interessante, che anche persone che hanno dei limiti causati dagli incidenti o da altre questioni, ecco, però hanno delle possibilità di contribuire al bene della società e dello sport. E quindi anche questo è un altro aspetto che su cui dobbiamo vigilare, in cui l'impegno educativo è importante. Un altro aspetto che mi pare importante segnalare è proprio quella contaminazione tra impegno educativo e sottolineatura della competizione. Cioè lo sport tiene insieme, e almeno lo sport così come noi lo intendiamo, tiene insieme questi due aspetti: si gioca per vincere, si gioca per migliorare, si gioca, ecco, quindi la competizione non è una cosa negativa, però si gioca anche l'aspetto della competizione, dell'agonismo, non è per dire questa è la prima cosa da fare, è vedere se sei capace, se sei un campione, se la squadra arriva prima al campionato.
E quindi vuol dire che l'esasperazione dell'aspetto di competizione può, come diceva anche Marzorati, quasi un po' mortificare la persona, che dice: ecco, sei dentro nel tuo ruolo, devi dimostrare di meritartelo, devi. Ecco, quindi, perché quello che conta è il risultato. Quindi questo equilibrio tra l'agonismo e invece la dimensione più educativa, più del gioco, più della gratuità, è un altro aspetto su cui noi dobbiamo, poi sono molte altre le cose, ecco, però io volevo soltanto dire che noi valorizziamo l'occasione delle Olimpiadi come una proposta educativa e ci impegniamo a una riflessione anche critica sul mondo, sulla proposta olimpica, perché dobbiamo adattarlo a una proposta evangelica, dobbiamo adattarlo a un'età diciamo di sviluppo, e poi che dobbiamo anche renderci conto di quei punti critici in cui l'attenzione educativa deve essere presente. E quindi io incoraggio, ecco, l'impegno di tutti noi che siamo qui ad approfittare di questa situazione e di questa occasione delle Olimpiadi, ad accendere la nostra fiaccola non solo come un simbolo, diciamo, quasi evidente, no? Che stiamo facendo le Olimpiadi, ma con tutto quello che c'è scritto in questa fiaccola. No, quindi i diversi colori delle zone pastorali, il Duomo di Milano, il profilo delle montagne di Cortina, ecco, questo è una fiaccola che, come è stato detto, gira nelle scuole, negli oratori, nei vari ambienti e diventa non solo un'attrattiva per un evento, ma piuttosto un messaggio per chi è presente, perché qualcosa di bello deve ardere, qualche luce deve attraversare anche le tenebre che talvolta sembrano gravare in modo invincibile sulla società, su questo tempo. Quindi abbiamo di fronte delle sfide importanti, abbiamo questo vantaggio, credo, di essere contenti di affrontarle, ecco, di essere gente che trova affascinante questo percorso, e perciò porterà senz'altro buoni risultati. Quindi io ringrazio tutti. Ecco. Grazie Arcivescovo e grazie a tutti per essere intervenuti. Ricordo, non so se è stato forse già accennato, che da oggi, da adesso è online il sito orasport.net, che è proprio dedicato a questa iniziativa, per cui è possibile seguirla in questi 3-4 anni e trovare i vari materiali di cui parlavamo. Quindi grazie ancora e buon lavoro, buona giornata.